Beh, siamo già arrivati a 10 miliardi stanziati per i primi 130.000. Si tratta di definire in maniera ultimativa il numero complessivo. Forse 30 miliardi è una cifra eccessiva, ma insomma in ogni caso sicuramente di più di quelli stanziati sinora, una cifra imponente. Eppure sul fronte soldati non c'è un confine, non si sa quanti sono veramente ancora. Non si sa ancora, non si sa ancora. Questo è uno degli inghippi che abbiamo incontrato in quest'anno. Una platea indefinita che andrebbe a questo punto chiusa, insomma, siccome è indefinita perché la data è fino al 2018, no? Quindi praticamente ogni giorno vai a chiarire bene le condizioni e poi ci sono quelli che perdono il lavoro nel frattempo, le fabbriche che chiudono, insomma, è una situazione. Era meglio fare la flessibilità in uscita nella riforma, cioè consentire che lo spostamento a 66 anni per l'età pensionabile consentisse che tu potessi uscire anche tra i 62 e i 66, magari con una pensione decurtata. Questo avrebbe reso tutto più flessibile e tutto più semplice. Lei che opinione se ne è fatto come vicepresidente anche della Commissione, adesso questa No, che la questione specifica. chiudiamo, che sta lavorando bene anche ieri all'unanimità, oggi ci sono le condizioni per arrivare a una opinione, credo, anch'essa unanime. Quindi il lavoro è utile, è indispensabile, è anche un lavoro utile.